Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video è iniziata la missione per la scalata ai Monti Gemelli. Bruno si è staccato dalla squadra insieme a Wisnian e però siamo finiti in una caverna, abbiamo trovato uno Yo-Kai Watch spirito e ce lo siamo messi a polso e adesso anche noi siamo dei fieri possessori dello Yo-Kai Watch. Sfoggialo Bruno, fallo vedere, guarda quanto è bello. È un Delta, simbolo Delta, quindi... ci siamo. Siamo arrivati però in cima ai Monti Gemelli e qui ci aspetta la prova finale. Inoltre abbiamo fatto anche amicizia con un nobile porco che però quando si trasforma in Shadow Side cinghia al Tauro. Ad ogni modo, ora ci siamo, non è più tempo di cincischiare. Vediamo di affrontare la prova. Devo andare al centro dell'arena, però io faccio un po' di Naruto Run. Così mi sgranchisco per bene le gambette. E vorrei però in realtà visitare quel monte laggiù che mi sembra più bello. È più appagante alla vista. Bene, siamo arrivati in cima. Ehi, c'è nessuno! Siamo qui per la prova dello Yo-Kai Watch! È Kirin! Benvenuti. Io sono Kirin, il custode di questo luogo. E tu? Mi chiamo Bruno. Sono qui per la prova di Zuke. Che sfacciataggine. Molto bene. Fatti sotto, ragazzino. Oh, cavolo, devo affrontare lui. Kirin. Si chiama probabilmente Kirin, localizzato dai fan, perché se no era Kirin. Ma siccome c'è Kirin nel gioco, questo si chiama Kirin. Però vabbè, ci sta come nome. È molto cinese, fa molto Cina. Bellissimo, tra l'altro. Non è un problema, anzi... vai, carico il proiettile dell'Oni. Vieni qua, dove scappi? Luce magica, non mi piace luce magica. Aspetta. Ah, pensavi, eh? Volevi, speravi, immaginavi. Però Kirin sei un pezzo di palline, eh. Però anche tu lì, cinghialotto, che devi fa? Boia, che dolore, oh. Devo aspettare quindi che fa sta porcata di attacco e poi attaccarlo. Ah, devo curare tutti quanti, devo curare. Puerco. Non posso usare oggetti. Mi chiedo se giocare con Bruno sia la scelta migliore, perché non mi pare. Ok. Bisogna stare attenti quando fa sto attacco, perché è molto forte. Ok, allora, Energy Globo apparso. No, no, non me lo prende. Non me lo prende proprio, non ce la fa, eh. Oh, eccolo, avevo preso. Vieni qui, dai che t'ho preso, dai. Porca miseria, oh. Ce la facessi una volta a prenderlo. Ah, ma ha fatto veloce ora! Ma quanti poi ne sta facendo? Quanti? Fermati, animale! Sì, vabbè. C'ha ragione tu, insomma, dai. Allora, draghetto, ti voglio bene, però qua devi venire a farlo, no? Là. Bene. Ah, fine del blocco oggetti, era ora. Ah, ok, quindi facciamo un attimino. Un attimo di senza problemi. Niente, invece non è vero niente.
Porca miseria, però. Perché mena così tanto? Devo andare al negozio a comprare roba che dà più punti salute per Rita, perché se no non ci siamo, amici. Questo pistando i turchi. Beccati questo, magna. No, dai, proprio mo no. To. Wow, che seccatura. Certo, non è che potevo pensare a farmare e poi arrivare qua sopra. Ai ai ai. Medicina amara, ecco, già ci siamo, già ci capiamo. Ottimo lavoro, Bruno. Tu e i tuoi amici avete superato la prova. Sì, grazie mille, signor custode. Ben fatto, Bruno. Questo è lottare davvero uomo. Lasciate che vi consegni il premio della vostra vittoria. Ecco a te. Un premio? Oh, che gentile, grazie ancora. Vediamo che ci dà. Chiave mondo nuovo. Ma che cos'è? Si tratta della chiave per accedere ad un altro mondo. Fatene buon uso. Ma io pensavo che ci avresti dato il fendente dei ceri di Zuke. Oh, sul serio? Beh, in questo caso credo che ci sia stato un malinteso. Il fendente dei ceri si trova sulla cima dell'altro monte, non qui. Che cosa? Proprio così. Guardate quella luce. Qualcuno sta già affrontando la prova. Davvero? E se fossero gli altri? Killin, avrei una richiesta. Cosa? Non mi chiederai un'altra ricompensa, spero. No, ma che hai capito? Vorrei solo raggiungere i miei amici da Zuke. Come? Ma hai appena lottato? Non dirmi che hai ancora energie. Guarda, sotto ci sarebbe Fiammocchio. Scendo 2 minuti e arrivo. Se proprio non pensi che sia in forma. Non posso abbandonare i miei amici. Devo andare ad aiutarli ad ogni costo. Quindi vuoi sfidare Zuke, eh? Lascia che ti dia una spinta, allora. Ti dirò come riuscire ad evocarmi. E ovviamente ti presterò il mio potere. Se avrai bisogno del mio aiuto, non esitare a chiamarmi. Dici sul serio? Ma è fantastico, grazie mille, Killin. Riposatevi un po' prima di partire. La sfida con Zuke sarà molto difficile. Va bene, ci rimetteremo in sesto in me che non si dica. Ah, e cercate di vincere, ovviamente. Non fatemi sfigurare davanti a Zuke. Zuke Liang, sicuramente. Allora, vado a curarmi. Ok. Allora, per quanto riguarda quel dannato globo, mi era apparso di premere con lo spillo, ma si è mosso troppo rapidamente. Se poi lo yokai nemico ti colpisce, non è proprio facile prenderlo. Bene, Bruno, prima di andare devo spiegarti alcune cose. Al tuo attuale stato non riusciresti a rievocarmi. Hai bisogno di più potere. Per questo, quando mi evocherai, dovrò assorbire la tua energia. Capisco. Va bene, sono pronto. Molto bene. Ecco a te l'oggetto che ti servirà per evocarmi. Disco Killin. Usalo per evocare Killin. Ah, quindi Bruno diventa magro perché gli prende le energie. È giusto. Oh, dimenticavo. La mia specialità in battaglia è la guarigione. Ricordatelo. Bene, Bruno. È giunto il momento di andare da Zuke. Sei pronto? Che poi non è vero che era la guarigione. Qui erano le mazzate che mi davi. Vuoi scommetterci? Andiamo da Zuke. Bene, è il momento. Vieni fuori, Killin. Disco Yokai, attivo. Caspita, non pensavo che Zuke fosse così forte. No, non possiamo arrenderci ora. Bruno conta su di noi. Basta così, Zuke. ウィズ、俺は仲間のピンチに殺そう登場。妖怪探偵団団長健三。 E cosa sono quelle facce, ragazzi? Sono io, Bruno. Bruno? Cosa? Tu saresti Bruno? Ma sembri cambiato, che cosa ti è successo? Più tardi vi spiegherò tutto.
Ora pensiamo a sconfiggere Zuke. Niente male, umano. Un'entrata davvero efficace, non c'è che dire. Il mio nome è Bruno. Sono il capo dei detective yokai. E ora dovrai vedertela con me. Vendicherò la sconfitta dei miei amici. Non permetterò a nessuno di fare loro del male. Forza, combattiamo! Kakatte koi! Mi sembri carico. Vediamo quello che sai fare allora. Sa, Xe. Oppure Hajime Masho. Va bene. Eccolo qua. Zuke vuole lottare. Max è da solo. Ma per favore. Dov'è? Ah certo, è puntatore, ciò. Vabbè, vabbè, mena. Porca miseria! Allora, se mi dai il tempo di vederli un attimino... No, non... Ecco, però me lo leva, cazzarola. Dai, la bocca mi killing. Ok, mi ha curato, perfetto. Ma scusami, ma ho preso... Quanto devo assorbirne ancora? Menate. No, via. Qua. Allora, Zuke è inutile... sì, Zuke, dicevo. Killin è inutile che lo evoco perché tanto... tanto mi cura solamente, quindi... Posso evitare di evocarlo quando non mi serve. Oh, hai rotto un po' le palline, eh. Allora. Ti concentri anche sugli altri, per favore? Allora, senti, non ne ha niente da fare, eh. Andiamo un po'. Un hamburger fa recuperare, ma... Un hamburger. Ah, che fastidio. No, cosa? Perché me l'ha levato? Senti però, non si può giocare così, che cacchio. Vabbè però ragazzi, cioè no, dai. Non funziona niente dentro sto gioco. Senti, mi ha rotto un po' le scatole, eh. Oh, allora. Niente, scarico. Scarico quando serve. Come mi prende? Quale range ha quell'arma? Me lo spieghi? Com'è possibile? Oh, buonanotte. Huh?
Ma dove se la fa che meno un po' troppo questo, no? Cioè, è un'idea, eh. Ovviamente rimango senza stamina e mi abbassa la difesa. Esplodi per favore. Esplodi e basta. Più che altro mi fa rabbia non riuscire a non prendere i globi di energia. Non me li prende proprio. Io non so che fargli. Tra l'altro il nemico non è che ti lascia tempo di agire. Complimenti, Bruno. Hai affrontato la prova di Killing da solo. Anche questa. E ora hai battuto anche me. Sei stato sensazionale. No, Zuke, non si tratta solo di me. Se sono arrivato fin qui, il merito è di Wisden, Nobile Porco e Kirin. Che tra l'altro la seconda volta neanche ha funzionato. Ma soprattutto devo ringraziare i miei amici. Senza di voi sarei perso, ragazzi. Questa battaglia andava combattuta insieme, ed è ciò che abbiamo fatto. Hai ragione. Tutti e quattro avete un cuore puro e un animo nobile. Per questo, cari detective yokai, vogliete accettare questa ricompensa. Ecco l'arma più potente che abbia mai brandito. Il fendente dei cieli. Il fendente dei cieli. E in quanto a te, ragazzo, lascia che ti consegni questo. Ah. Ok. Grazie a questo disco yokai sarai in grado di evocarmi quando vorrai. E fa l'attacco quello dall'alto, giusto? Ti ringrazio anche io. Farò buon uso di quel potere che mi hai concesso. Molto bene. Sentire queste parole mi conforta. Spero di rivedervi presto. No. Ottimo, credo che sia il momento di ritornare al nostro mondo. Andiamo! Link si è unito agli altri. Che bello. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, tanto troverò il modo di capire come funziona il modo di prendere i globi. Lo capirò per forza. Magari, oh mio Dio, magari vedrò, insomma, di fare una prova per conto mio. Bene, ci sarebbero due loschi figuri che ci attendono lì, ma rivedremo nel prossimo episodio. Uno è pronto a combattere ed è Shutendoji. Invece il guerriero se la sta lì che se la cilla. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!